loro. Su questo io voglio dire una cattiveria a Orfini, che è una citazione di un editoriale del condirettore della Stampa, Massimo Gramellini, che oggi ha usato parole molto aspre nei confronti della Finocchiaro, indicandola come quasi un simbolo della vecchia politica, di un linguaggio incomprensibile, di un codice, insomma. Poi, poveraccia, è ingiustamente, come dire, appiccicata a quella fotografia con la scorta lì, che è, come dire, una disgrazia che le è accaduta. Ma il dubbio che l'accordo di nuovo con Monti, la scelta della Finocchiaro al Senato, riproponga, diciamo, un'immagine meno dinamica del Partito Democratico, è un dubbio legittimo? Ma non c'è dubbio. Sì. Non c'è dubbio, è legittimo, tant'è che noi in questa giornata abbiamo detto, nella nostra discussione interna, non ci spaccheremo, discuteremo, poi si deciderà chi ha la maggioranza nel gruppo e voteremo tutti nello stesso modo in aula, ovviamente. E noi abbiamo detto per tutta la giornata, io ho detto per tutta la giornata, che se le cariche istituzionali dovessero toccare al Partito Democratico bisogna fare delle scelte di rinnovamento, con il massimo rispetto e stima per Anna Finocchiaro, Dario Franceschini, per tutte le principali personalità del Partito Democratico che potrebbero ambire a quelle cariche, credo debbano essere delle soluzioni di discontinuità, di innovazione, di rinnovamento. No, non abbiamo fatto dei nomi, ci abbiamo Andrea definito Orlando, dei criteri. No, Andrea, ecco, Orlando non sarà il nostro candidato. Comunque io apprezzo la chiarezza con cui Orfini ci racconta questa riflessione interna. Non è frequentissimo. Tanto sarà tutto sui giornali domani come sempre, quindi tanto vale che lo si senta dalla diretta voce. Ecco, e questa... facciamo prima. Questa vostra presa di posizione per un rinnovamento, diciamo, anche di quelli che potrebbero essere i vertici istituzionali, dove è avvenuta? Voi l'avete fatto presente a Bersani, immagino. L'abbiamo fatto presente a Bersani, ne abbiamo discusso nei colloqui che ci sono stati in Parlamento per tutta la giornata, lo diremo domani alla riunione del gruppo. Posso fare una domanda che tutti capiranno conta, anche se un po' indiscreta? Quanto pesate voi? Beh, dentro... questo lo misureremo domani. A sto punto, ecco, ma pensate di poter determinare la scelta del gruppo parlamentare? No, ma questo non lo so, vediamo domani, ma discutiamo. Io credo che, ad esempio, in queste ore, su questa vicenda qui, noi siamo partiti da una posizione dei nostri amici cosiddetti renziani che era differente. Cioè che loro non avevano chiesto rinnovamento su queste scelte. Adesso mi sembra sia mutata nel corso della giornata. Credo che l'esigenza di rinnovamento nelle figure più esposte, tanto più nelle principali cariche dello Stato, sia forte e sia avvertita anche senatrice, da loro. Senatrice, ma anche voi sulla Finocchiaro condividete quello che dice Orfini? È chiaro che con un messaggio di questo stima, è la stima per la assoluta. È un discorso anche proprio che prescinde, mi pare che l'abbiate detto molto bene, c'è bisogno di interpreti diversi, per rappresentare ai cittadini italiani il rinnovamento che comunque c'è, è sentito. Registriamo e una sintonia parte del inedita e interessante fra i renziani e la posizione, non voglio chiamarvi giovani turchi, no, ma ormai tanto ormai vi chiamano così. Prima della pubblicità, svisceriamolo questo punto. Orfini, con la stessa chiarezza, come vivi oggi la candidatura di Renzi che si è riproposta? Come qualche cosa che insidia il Partito Democratico, che rischia di spaccarlo, o come un'opportunità? No, ma rischia di spaccarlo? No, semmai si fanno le primarie, si discute e poi ci si riunisce come è stato due mesi fa. Io l'ho detto chiaramente, cioè se Renzi è il Renzi delle primarie e si candida alle nuove primarie quando ci saranno le elezioni, fra 5 anni, perché ci sarà un governo Bersani 5 anni, fra 1 anno, fra 6 mesi, fra 2 mesi, quando saranno... Se è quello, con quell'impianto politico, con quell'impianto programmatico, con Zingale, Sichino e quant'altro, noi avremo un candidato alternativo. Se Renzi cambia idea, ha un'evoluzione, discutiamo. Però a oggi mi sembra ancora quello delle primarie. Ma ora Orfini, allora, mi pare che su questo forse dovresti, insomma, bisogna seguirci. Vabbè, comunque, un po' di più. È già c'è un'apertura molto forte, fluida, mi sembra molto interessante. Molto interessante. Domani mattina, direi che tutti io capisco, sono maturati. Io capisco che domani mattina, e questa è una notizia,
È improbabile che le riunioni dei vostri gruppi parlamentari del PD alla Camera e al Senato si chiudano all'unanimità. Se saranno confermate le candidature Franceschini e Finocchiaro... Non saranno confermate. Per quello che abbiamo sentito, non saranno confermate. Allora, tu hai i renziani e i non giovani turchi, né giovani né turchi, che sono contrari, è evidente che c'è molto di più che una minoranza organizzata. Ci sono due gruppi importanti politicamente, al di là del livello numerico. Ecco. Semmai diciamo sarà importante vedere, visto che il nome che conta è quello del Senato, qual è la proposta che verrà fuori. Sentite, io ho di nuovo la pubblicità. Ma chi se ne frega? Arrivare... alla quale vorrei... Chi se ne frega, Urbano Cairo? Dai, ma ancora Cairo, dai, dai, come siamo all'antica. Dopo la Finocchiaro Monti è sicuro. Dopo la Finocchiaro, cioè facciamo fuori la Finocchiaro, abbiamo paura di Cairo. Andiamo avanti, dai.